Salve a tutti e a tutte, questa è Virtual Salons, Discourses on Black Italia ed è una serie ideata insieme a Candice Whitney, traduttrice e scrittrice e Fulbright Scholars ed io sono una insegnante, una professoressa a NYU Florence, insegno un corso che si chiama Black Italia e quindi prendendo ispirazione da questo corso abbiamo deciso di ideare questa serie per capire un po' quali sono le connessioni tra questa Black Italia, cosa sia questa Black Italia e l'Italia contemporanea. Quindi in queste puntate parleremo di identità, di razza, tra virgolette, cittadinanza, identità e altri fenomeni e dinamiche che hanno sicuramente un impatto su quella che è l'Italia di oggi. Candice, vogliamo fare un riepilogo della puntata precedente? Sì, grazie Angelica e grazie alla Casa Italiana per questa piattaforma. L'ultima puntata è stata Brava Gente e abbiamo parlato della storia coloniale dell'Italia e le costruzioni storiche della razza. E insieme a Angelica, i nostri ospiti erano Shailene Green, una professoressa di cinema all'Università di California, Los Angeles, e un Fulbright Scholar all'Università di Leeds, e Francesca Melandri, una scrittrice. E durante la puntata abbiamo discusso come la storia coloniale contribuisce alla razza e l'identità nazionale del paese e abbiamo anche parlato di come la razza e questa storia coloniale vengono rappresentate nei film italiani. E questo è un breve riassunto e vi invito di guardare la prima puntata sui pagini Facebook e YouTube della Casa Italiana. Oggi invece parleremo di un argomento che abbiamo intitolato idealmente Narrating the Nation, la narrazione della nazione. La razzializzazione del discorso politico italiano in materia di immigrazione avvenuta negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare certi stereotipi e a produrre alcune narrative dominanti. E quindi ci siamo chieste in quale modo queste dinamiche influiscono sulla vita di persone di origine nordafricana che vivono in Italia e in che modo giornaliste e giornalisti, artisti e artiste ricorrono all'umorismo per connettere il politico al personale e per costruire contronarrative che possano raccontare anche un'Italia diversa da quella che solitamente ci viene raccontata. In questa puntata ne parleremo con tre ospiti. Abbiamo Amara Lacus, professore a NYU, scrittore e giornalista, Taqwa Ben Mohamed, una screenwriter and graphic journalist, e Wissal Hubebi, una artista e operatrice dell'associazione Trama di Terre. Le nostre ospiti e il nostro ospite si sono formati attraverso l'arte, la letteratura, il giornalismo e quindi discuteremo con loro quali strumenti adoperano per raccontare appunto questa Italia di oggi. E vorrei cominciare presentandovi un pochino più a fondo i nostri ospiti e vorrei partire con Amara Lacus, che nasce ad Algeri nel 1970, scrive in italiano e in arabo, con una laurea in filosofia e una in antropologia culturale, arriva in Italia nel 1995 e diventa una delle voci più originali del panorama letterario italiano. Ha scritto tantissimi libri tradotti in varie lingue, tra cui vorremmo ricordare Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, pubblicato nel 2006, Divorzio all'islamica a Viale Marconi, pubblicato nel 2010 e Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario nel 2012. Un ultimo romanzo è appunto Il pipistrello, che è stato pubblicato l'anno scorso. Il professor Amara Lacus è dal 2014 che vive a New York. E Taqwa Ben Mohamed è una graphic journalist italo-tunisina.
è la socia fondatrice della produzione cinematografica M Collective Limited. È specializzata in Accademia di Cinema di Animazione del Nemo Academy di Digital Arts di Firenze. È l'autrice di tanti libri, tra cui i libri a fumetti Sotto il velo nel 2016, La rivoluzione dei gelsomini nel 2018 e Un'altra via per la Cambogia nel 2020 da Becco Giallo Editore. È la produttrice del docufilm Hijab Style per il canale Al Jazeera. Collabora con diversi magazine e ha ricevuto tanti premi, tra cui la Evans European Journalism Prize nel 2019 e il premio MoneyGram nel 2016. Infine abbiamo Wissal Houbebi, che nasce in Marocco e arriva in Italia all'età di 3 anni. Wissal studia lingue e letterature straniere presso l'Università degli Studi di Trieste, è un'attivista, femminista, artista e scrittrice ed è anche coordinatrice del Centro Interculturale di Genere Trama di Terre a Imola. Fa parte del gruppo Associated Experts per Razzismo Brutta Storia, ha fatto tantissime cose, tra cui scrivere i testi e essere la voce dello spettacolo Che Razza di Rap, collabora con Jacobin e Radio Blackout ed è anche una delle autrici, tra gli altri volumi, anche quello di Future, pubblicato da FQ e a cura di Ijaba Shego. Quindi questi sono i nostri ospiti e le nostre ospiti e quindi possiamo pure direi procedere con la prima domanda. Prima di cominciare volevamo parlare di una definizione, una definizione identitaria che a volte è reclamata, a volte contestata, altre volte è anche imposta. Italiani, arabi, italiane, arabe. Che valenza hanno queste due parole messe insieme per voi, questi due termini accostati? Amara. Prima di tutto grazie per l'invito, sono veramente felice di partecipare. Ma come tutte le definizioni, ogni definizione si basa su due principi, da una parte inclusione, dall'altra parte esclusione. Ad esempio, se mi presento o mi definisco, sono Amara Lacous, italo-algerino, musulmano, scrittore, sposato, padre. Di fatto, io sto includendo nella mia identità tutti gli italiani, tutti gli algerini, tutti i musulmani, tutti gli uomini sposati, tutti i padri. Allo stesso tempo sto escludendo tutte le donne, perché sono uomo, tutti non sposati, tutti non musulmani, tutti non italiani, non algerini. Il problema di questo è evidente, è la generalizzazione. Ora, io quando dico tutti gli italiani, tutti gli algerini, ma la domanda che mi faccio, ma mi sento simile, ad esempio, agli algerini razzisti, agli italiani razzisti? No, io non ho nessun rapporto con loro. Per cui la ragione, diciamo, la morale di questo mio discorso iniziale, che bisogna essere molto attenti a qualsiasi identità e prenderla con molta ironia. Ironia perché ogni identità è una gabbia. Noi ci chiudiamo dentro uno spazio che in realtà non abbiamo scelto, soprattutto ad esempio quando dico musulmano o dico algerino, italiano l'ho scelta come identità, però il resto non ho scelto niente. Alcune cose le scegliamo, altre cose non le scegliamo. Per cui qualsiasi identità deve essere presa con molta cautela e arabi italiani come altre definizioni, devo dire. La definizione sostanzialmente serve a semplificare il discorso. Però se andiamo poi nei dettagli, ad esempio italiani, arabi, io vengo da una famiglia kabila, sono gli abitanti originari del Nord Africa, mia madre non parla arabo, però io mi definisco arabo, accetto la componente araba perché sono algerino e nell'identità algerina c'è la componente araba e poi scrivo, io quando scrivo in una lingua mi considero cittadino, come anche prima di essere cittadino italiano io mi sono considerato cittadino della lingua italiana o cittadino della cultura italiana. Ecco, in breve la mia idea sull'identità arabo-italiana.
Taqwa, cosa ne pensi? Questi due termini accostati? Allora, io mi sono sempre definita un'identità meticcia, ecco, appartengo a tutto, ma allo stesso tempo non mi sento appartenere a niente, ecco. E diversamente da Amara, che lui dice ho scelto l'identità italiana, nel mio caso non ho scelto neanche quella, perché hanno scelto i miei genitori per me, e io avevo 8 anni, 8 anni non scegli di appartenere a un'identità o un'identità plurale, o non scegli neanche di emigrare perché non sai neanche che cosa stai facendo in quel momento, non sai neanche il significato di quella parola, ecco. E quindi mi sento appartenere a più un meticciato pieno di tante cose, perché non sono solamente tunisina o solamente italiana, sono anche appunto di magari la mia famiglia ha origini un po' arabo-yemenita da un lato, o berbera, o diciamo un mix di identità, perché in Tunisia c'è passato il mondo, anche i romani, anche gli ottomani, c'è passato veramente il mondo, quindi di fatto io non so essenzialmente cosa sono, ecco. Nella mia recente famiglia invece si sono integrate altre identità, Marocco, francesi, spagnoli, di tutto e di più. Quindi veramente è una famiglia, appartengo a una famiglia molto molto mista, molto molto meticcia. Quindi mi piace definirmi meticcia in questo senso, appartenere a tutto ma allo stesso tempo a niente. Mi piace anche guardare le cose da fuori e studiare, mi aiuta a capire anche chi sono io, ecco. Ho capito, grazie, grazie Taqwa. Wissal, cosa ne pensi? Allora, io sono d'accordo un po' con Taqwa, un po' con Amara. Il mio focus è incentrato su le lingue, la lingua, cioè la mia identità vive nella lingua che parlo, quindi araba. Araba sì, perché non esiste l'etnia araba, esiste l'arabo, quindi quando si dice arabi si dice persone che parlano l'arabo in realtà. Solo in Marocco esiste una dozzina di etnie diverse, insomma, ci sono i marocchini biondi dagli occhi azzurri e ci sono i marocchini con la pelle scura, che sono Amazigh del sud, sahariani, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà l'arabo è la lingua che parlo, è la lingua che parlo prima ancora di avere una coscienza di me stessa, diciamo. Però non è un arabo puro, io stando in Marocco diciamo che ho il dialetto arabo più sporco e più contaminato, un po' perché l'arabo puro viene dall'Arabia Saudita, da molto lontano, e più ci si allontana e più la lingua inevitabilmente perde anche forza, no? Nel modo che ha di incidere, considerando poi anche la resistenza amazigh che c'è stata in Marocco e anche in Algeria, insomma. La mia lingua è un meticciaggio di arabo, berbero, francese, portoghese, spagnolo, che racconta un po' anche la storia del mio del luogo da cui vengo, e l'altra lingua che parlo da quando non ho coscienza e quindi che vengono prima di me della mia percezione della identità è l'italiano, e quindi in un certo senso io sono le lingue che parlo perché sono i sistemi di pensiero che in qualche modo mi hanno dato un'identità e mi hanno dato diciamo una griglia all'interno in cui mi posso identificare. Considerando che in un certo senso parlo le lingue del Mediterraneo, poi la mia identità è andata oltre, nel senso che ho deciso di non seguire più la via delle lingue, ma quello che viene prima, quindi la musica. Nella musica trovo l'identità che connette l'Italia al Marocco, che è la musica mediterranea. Quando ascolti la musica, quando ascolti la musica siciliana, la musica marocchina, sembra quasi la stessa cosa.
Grazie per queste connessioni, Lisa, e grazie a Tacco e Amara per i vostri interventi. Ci sono tanti temi legati alla domanda dell'identità e Amara, i tuoi libri fanno riferimento a questioni di razza e identità, sempre con un certo grado di ironia. E per esempio nel tuo libro Devozio all'Islamica Viale Marconi c'è una discreta dose di ironia nella maniera in cui il protagonista Issa sfrutta la sua identità apparentemente tra i confini razziali per trovare un lavoro nel libro. Quindi in che modo l'ironia diviene uno strumento per creare spazio per certi discorsi in Italia? Grazie Candice per la domanda. Forse quelli che non hanno letto il libro si chiederanno di cosa si tratta brevemente, di cosa riguarda il divorzio all'islamica via di Marconi. Allora, questo romanzo l'ho scritto nel 2010, l'ho scritto in due lingue, in arabo e in italiano. Sono due libri gemelli, con titoli diversi, gli stessi personaggi, ovviamente lo stile è diverso. La storia, la trama della storia è semplice. La storia si svolge nel 2005 tra gli attentati di Madrid e gli attentati di Londra, e i servizi segreti italiani ricevono una informativa dei servizi segreti, intelligence, che a Viale Marconi, il quartiere dove ho vissuto per 4 anni a Roma, ci stanno preparando un attentato. Hanno un po' di informazione, però manca l'informazione più importante, che saranno i kamikaze. Allora viene scelto un ragazzo siciliano che parla perfettamente l'arabo, fa l'interprete, e viene inserito a Viale Marconi come spia per scoprire cosa succede. Questa è un po' la trama, e poi succedono delle cose in questo romanzo. Il romanzo in realtà fa parte di un grande progetto letterario iniziato già con Scontro di civiltà per una censura a Piazza Vittorio e continuato con i due romanzi torinesi, Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario e La zingarata della Virginella di Via Ormea. Questo romanzo e gli altri romanzi si basano su due idee. La prima, quella dell'ironia o la commedia, o per essere più preciso, la commedia all'italiana, che è un genere che ho sempre amato nel cinema e ho cercato di portarlo nella realtà. La seconda cosa è l'identità. Io sono vivo in mezzo a tante identità, e è un argomento che ho studiato, che ho narrato, e penso che sia una chiave anche per narrare in azione. Per quanto riguarda l'ironia o la commedia, nasce in realtà dalla mia grande delusione, e cioè quella di cercare di capire la realtà, la società, da un punto di vista razionale. E questa ambizione mi ha spinto a studiare la filosofia nel 1989 all'università. Però dopo aver studiato la filosofia 4 anni, ho scoperto che non ero in grado di capire la società algerina razionalmente. La ragione era molto semplice, che la società algerina era irrazionale. Allora ci vuole qualcosa di diverso per capirla. Sono andato in Italia nel 95 e ho scoperto che la società italiana è la stessa cosa, è una società irrazionale. A quel punto ho deciso di andare sulla commedia. È l'unico modo per capire questi paradossi, le contraddizioni. Sulla questione dell'identità, quell'identità è legata alla diversità, non si può parlare di identità senza diversità. In Italia nel 95 ho iniziato a esplorare questo bellissimo paese, questa fantastica società, andando in giro, conoscendo tante persone, e mi sono accorto che c'è una grande diversità fra gli italiani stessi. Tra i napoletani e i milanesi c'è una diversità enorme, non solo nell'accento, nel parlare italiano, ma anche nella visione del mondo. Ora, quelli del sud Italia sono più vicini all'Algeria, più vicini al Nord Africa, nel bene e nel male. Nel bene perché sono aperti, è facile stabilire dei rapporti amichevoli con i napoletani. Tutti amano i napoletani, sono di una simpatia straordinaria. Allo stesso tempo, però, c'è una disorganizzazione incredibile. Ti fanno perdere tempo e altre cose. Ora, questa grande scoperta mia
che la società italiana sia una società multiculturale al di fuori degli immigrati. Infatti quando mi dicevano negli anni 90, guardate, l'Italia sta diventando una società multiculturale, io dicevo, ma in quale società vivete? Cioè questa è già una società multiculturale, prendete i napoletani, i milanesi, metteteli insieme, avete una società multiculturale. Da questo punto ho iniziato a ragionare su, o a narrare, ecco, a narrare la nazione italiana. E c'è un giornalista, un scrittore italiano, Paolo Fallai, una recensione sul Corriere della Sera, quando è uscito Scontro di Civiltà per un ascensore a Piazza Vittoria, ha detto, guardate che Amara Lacus non parla di immigrati, parla di italiani, di noi italiani. E l'ho trovata giustissima come idea, perché io racconto l'Italia attraverso uno specchio, cioè quello degli immigrati. Poi questa cosa qui della diversità italiana mi ha spinto oltre, sono andato ad esplorare l'immaginario, la memoria italiana. Per questo motivo sono andato a Torino nel 2011 per scrivere due romanzi. Sono andato a vivere a San Salvario per 2 anni. San Salvario negli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, era il quartiere dove abitavano i meridionali, cioè gli italiani del sud. Questi italiani meridionali sono stati discriminati in un modo vergognoso. C'erano dei cartelli in cui c'era scritto non si affitta ai meridionali. Ora, la domanda che mi sono fatta prima, quando ho iniziato anche a ragionare su questa memoria italiana, di immigrazione interna, non parliamo di immigrazione esterna, quella interna, come è possibile? Questi meridionali erano italiani, quindi cittadini italiani, erano bianchi. Ora, sulla bianchezza degli italiani c'è da dire... C'è da dedicare una puntata, se gli italiani sono bianchi o non sono bianchi. Qui in America molti li considerano non bianchi, non sono neri, ma diciamo non sono bianchi. E cattolici. Quindi tre categorie fondamentali, religione, cattolica, la pelle bianca e cittadini italiani, sono stati discriminati. Allora sono andato, ho scritto due romanzi su questi, sono andato a Torino, a San Salvario, dove ho vissuto, ho cercato di raccontare questa storia, perché secondo me senza questa memoria, perché l'identità si costruisce anche sulla memoria, senza questa memoria gli italiani non vanno da nessuna parte, non possono capire il fenomeno di immigrati oggi, figuriamoci gli immigrati neri, questo è molto lontana da loro. Devono fare dei passi, devono esplorare la loro memoria piena di feriti, perché la memoria è fatta di ferite, dopodiché cominciano piano piano, devono iniziare piano piano ad ammettere la loro storia, ad ammettere gli abusi che sono stati fatti soprattutto ai meridionali e cercare di ricostruire una narrativa nuova, una narrativa sulla nazione italiana. Io come scrittore trovo che questo è il mio lavoro. Il mio lavoro di scrittore oggi è quello di riconciliare gli italiani con la loro memoria. Forse il fatto di non essere un italianissimo, perché io distingo anche fra italiano e italianissimo. Io sono italiano, ma non sono italianissimo. Con gli italiani, questo è il mio ruolo di scrittore, di artista oggi. Grazie per aver raccontato questo punto di vista e come usi l'umorismo per collegare le connessioni fra l'Algeria e l'Italia e anche per parlare della memoria e il linguaggio è anche un tema che vogliamo affrontare oggi e come in che modo usiamo le parole per raccontare le persone che vivono in Italia. Quindi grazie. E adesso passo a Angelica che ci darà la prossima domanda. Grazie Candice, grazie Amara. Devo sfatare però un mito, Amara, che insomma molto spesso i treni a Milano sono in ritardo e in Sicilia i treni sono di una precisione pazzesca. Quindi ecco, volevo semplicemente fare questo piccolo remark, parlando appunto di ironia. E Tacqua, allora, noi abbiamo collaborato insieme per un progetto, quasi senza neanche conoscerci, quindi insieme collaboriamo per questa associazione che si chiama Razzismo Brutta Storia, di
cui fa parte anche Wissal, tra l'altro, e abbiamo fatto questo progetto Le parole che ci mancano, cioè introdurre una serie di parole che in italiano ancora non usiamo molto, e io ho spiegato la parola razzializzazione e tu l'hai illustrata, a mio avviso, in maniera perfetta, quindi era proprio un fumetto che davvero spiega cosa sia questa razzializzazione. Quindi ti volevo chiedere, nel tuo lavoro e anche, insomma, nella tua esperienza, cos'è la razzializzazione? Come appare? Come la disegni? Come la fai capire? E anche per te, insomma, l'ironia è uno strumento essenziale. Io ti seguo sui social e spesso leggo dei tuoi status che, insomma, raccontano storie abbastanza, diciamo, insomma, che non sono molto ironiche, però tu riesci a tirarne fuori un lato ironico che mi fa sempre sorridere, quindi questo è davvero un potere pazzesco. E quindi ti volevo chiedere un po', ecco, queste due cose, la razzializzazione, cos'è per te, e l'ironia, come la usi, a cosa serve ironizzare su cose che non sono ironiche? Per quanto riguarda quella vignetta lì, in realtà, cioè, mi ci trovo un sacco perché ve la racconto, sicuramente non la conoscete. Per quanto riguarda tutta la vicenda sullo Ius Soli, no? Che ovviamente c'è una categoria, anche se non mi piace categorizzare, c'è una categoria di italiani che rifiuta assolutamente lo Ius Soli perché hanno paura di essere contaminati nella loro identità italiana. Eccetera. In un primo momento, si parla perfettamente italiano, quindi si ha anche diritto alla cittadinanza, cioè più italiani di così non ce n'è, ecco. E poi si vedono il velo, dicono no, ti devi togliere il velo per diventare cittadina, oppure devi essere bianca per diventare cittadina, oppure ti devi avere 3.000 lauree, 3.000 master per diventare cittadina, e se non basta ti chiedono anche, non lo so, di cose inimmaginabili che nemmeno in italiano fa, ecco. Quindi veramente è una cosa assurda essere, diciamo, categorizzati. Ogni volta si raggiunge uno step, no, non sta bene, ti trovano un'altra, tra virgolette, un'altra falla nella identità, anche se non è una falla, è una ricchezza per me. E per quanto riguarda, appunto, nella mia esperienza di vita sono stata razzializzata in tanti modi diversi, categorizzata più che altro in tanti modi diversi. Per quanto riguarda la società italiana, si sofferma molto spesso al velo, perché la cosa più visibile, diciamo, in primo momento sulla mia identità a livello di apparenza. Mentre chi va oltre si sofferma anche sul colore della pelle. In quel caso, per esempio, mi è capitato un po' di volte di essere, discriminato non tanto per il velo, ma per il colore di pelle da persone che, appunto, sono musulmane come me, immigrate, tra virgolette, come me. E dovrebbero capire, ecco, il multiculturalismo e soprattutto l'intercultura, che è la cosa a cui tengo di più, è fuoriuscire dal mio lavoro l'intercultura piuttosto che il multiculturalismo. E l'ironia, io ci tengo molto ad avere un tratto ironico quando si parla di razzismo, di islamofobia, di queste tematiche qua, su cui si può anche ironizzare, perché no? Magari non sui diritti umani, su quello tengo sempre un tono abbastanza serio. E ci tengo molto perché molto spesso quando si racconta una persona discriminata la si racconta come vittima. E questa cosa non mi è mai piaciuta come narrazione, quando in realtà ha tutte le potenzialità per potersi appunto difendere da un lato e non siamo delle vittime. E come tutte quelle volte che mi hanno rappresentato, diciamo, in conferenze, eccetera, quando si parla di seconde generazioni o di islamofobia, ah, ecco la ragazza musulmana che porta il velo, è stata discriminata tante volte per il suo velo, oppure le seconde generazioni,
no? Soprattutto in periodo di campagna elettorale. E quindi io cerco sempre di ironizzare su questa cosa, perché molto spesso prendiamo, diciamo, a farci trattare come delle vittime, quando in realtà non lo siamo, ecco. Almeno io non mi ci sono mai sentita in tutte quelle volte in cui sono stata, tra virgolette, discriminata, ho sempre reagito in una maniera oppure in un'altra, ecco. E nella maggior parte dei casi ho sempre cercato di ironizzare anche nel momento della vicenda stesso, perché i miei fumetti non sono rivolti solamente a chi non conosce certe tematiche, ma anche a chi l'ha vissuta, perché molto spesso si tende a reagire in una maniera molto aggressiva, di autodifesa, e spesso si cade nel tranello in cui si contribuisce a costruire quel muro, quando in tante occasioni magari si può anche reagire in una maniera molto più intelligente e ironizzare su, rispondere in una maniera ironica e abbattere quel muro e portare dalla tua parte quella persona che in primo momento ha avuto un pregiudizio, che ha trasformato in un atto di razzismo. E molte volte ha funzionato, molte volte invece bisogna reagire a quei bastoni. Quei bastoni. Però ecco, io l'ironia per me è una chiave fondamentale, perché con Sotto il Velo, per esempio, non mi sarei mai aspettata di trovarmi centrodestra che mi ospita per presentare questi fumetti, ecco, dico wow, allora sì, vengo subito, voglio dibattito, un reale dibattito. E, diciamo che per me l'ho sperimentato, il potenziale dell'ironia può davvero attirare anche chi è disinteressato a queste tematiche e chi invece rifiuta categoricamente di capire queste tematiche. Tramite l'ironia si può, diciamo, attirare l'attenzione in questo senso. Per me è una cosa molto, molto importante e fondamentale, ecco. Poi ovviamente io vedo, diciamo, una generazione che sta crescendo adesso, vado molto spesso nelle scuole, una generazione che sta crescendo adesso che è molto diversa rispetto a quella mia o a quella prima di me, ecco. Oggi, per esempio, fino a qualche anno fa parlavo molto di multiculturalismo nella società, no? Oggi invece ci tengo molto e sottolineo molto che l'Italia è diventata una società interculturale, soprattutto nella scuola, che i ragazzi, anche se c'è molto da lavorare su questo punto, però almeno la maggioranza dei ragazzi vedono il loro compagno di banco che ha origini dei suoi genitori di altre parti del mondo, però lo vedono un italiano come loro, perché sono nati nello stesso ospedale, giocano nel parchetto dietro casa o fanno calcio insieme. Insomma, è una società che sta cambiando. Io spero che continuerà sempre a cambiare in questa direzione, in una direzione positiva. Ovviamente anche nelle generazioni giovanissime c'è molto da lavorare, però è una mia speranza, e sto vedendo una generazione che, diciamo, che mi carica di positività in questo senso, ecco. Grazie Taco, grazie per averci raccontato come tu usi l'ironia e i fumetti per dimostrare i paradossi, un po' come Amara ci ha raccontato prima. E adesso vorrei fare una domanda anche a Wissal, perché Wissal, tu sei un'attivista, una scrittrice attiva vicino a Bologna, e ti occupi di creare forme di supporto a donne con un background internazionale. E io apprezzo come tuo lavoro di scrittrice e artista incoraggi le persone a essere più intersezionali e femministe nel loro lavoro e nel loro approccio. E so che ti interessi molto di hip hop e rap, in cui spesso si ricorre all'umorismo. Puoi raccontarci in che modo queste passioni hanno influenzato il tuo modo di parlare dell'Italia, e che uso fai di ironia e sarcasmo? Ok. Sì, io da ragazzina sperduta nelle campagne dell'Umbria ho iniziato ad ascoltare rap quando avevo 11 anni circa,
ancora tra le elementari e le medie, e ascoltavo rap afroamericano, dal quale ho iniziato piano piano a ovviamente appassionarmi al ritmo e al genere, e poi ad approfondire anche quello che dicevano i rapper sostanzialmente. Parlavano di razzismo, parlavano prevalentemente di questo. Quelli che mi piacevano, ho iniziato ad approfondire sempre di più, cercando di capire che cosa significava razzismo, e ho capito che io in Italia stavo male perché le cose che mi facevano star male erano razzismo. La mia percezione della vita è passata dal sentirmi perennemente in colpa per ciò che ero, per la figlia dei genitori che avevo, l'eterno senso di colpa del perché mi avete portato qui, perché siete così, perché non sono come gli altri bambini delle scuole, no? Senza essere connotata perché figlia di un Vukumbra, figlia di una famiglia musulmana, io all'ora di religione esco dalla classe, io sono continuamente additata da mille domande, mangi il maiale, non mangi il maiale, preghi a casa, non preghi a casa, parlate l'arabo, non parlate l'arabo, tutte queste cose, io continuavo a dire no, 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 no. E ho iniziato a mentire, a dire che no, non so parlare l'arabo, no, mio papà fa l'operaio, sperando che mio padre non si facesse vedere com'è, insomma, a nascondere la mia identità. Poi con il rap piano piano ho iniziato a ribaltare la percezione delle cose, e ho scoperto che il linguaggio aveva questo potere di cambiare il mondo, di ribaltare completamente il mondo, perché il mondo è all'interno del linguaggio che noi usiamo. E quindi da questa, diciamo, presa di coscienza, da questo senso di consapevolezza, ho iniziato a usare il linguaggio come un'arma, come un agire. E oltre ad essere molto rivendicativa, molto non mi piacciono le parole come concessione, riconoscimento, appartenenza, tutte queste parole in un certo senso che sembra quasi abbiano un approccio passivo, un approccio di elemosinare, ecco, la mia dignità, diciamo, l'attribuisco anche alla musica che ascoltavo, al rap, appunto, che era rivendicativo. E l'ironia e il sarcasmo arrivano lì dove la rabbia è incontrollabile, nel senso che io cerco di controllare la mia rabbia con degli strumenti di autotutela, che sono l'ironia, perché ovviamente ho sofferto tanto di senso di impotenza e incapacità di capire come poter agire lì dove non avevo potere. E poi il sarcasmo stesso è un'arma per ribaltare la percezione delle cose. Per esempio, nell'ultimo articolo che ho scritto su Iusoli, riguardo alla famosa cultura italiana, come dice Amara, come diceva prima Amara, altro che Garibaldi, l'Italia l'abbiamo unita noi, perché prima c'erano i meridionali, e quindi dopo i meridionali sono arrivati gli immigrati, e così si è fatta l'Italia, tutti contro gli stranieri. Oppure quando vado a fare qualche manifestazione, qualche dibattito, lo dico da migrante nel senso proprio che in Italia ho cambiato varie città e che continuo a girovagare, da migrante lo dico, la cultura italiana non esiste. Non esiste per i motivi che diceva anche Amara, perché così come ho visto Trieste, ho visto Napoli, ho visto Roma, ho visto Bologna, ho visto Genova, ho visto Torino, non si è mai ripetuta una cosa due volte, sono tutti diversi e non si mettono d'accordo neanche sul cappuccino, che non so mai che cosa ordinare quando vado a Trieste o quando torno da Trieste. E questo un po' il mio modo anche per rompere queste barriere, come diceva anche Tacqua, di vittimismo, è armarsi anche di ironia, fa capire anche quanto in realtà la cultura è una cosa che va al di là anche dell'identità che ci viene data. Io mi sento un insieme di tutte le esperienze che ho vissuto
e ho vissuto delle cose molto molto diverse tra di loro e sono la sintesi di tutto. Perfetto. Grazie Wissa per questo intervento che fa, che crea connessioni fra sì l'ironismo, hip hop e rap e anche, anche la cittadinanza che fa parte della, della, di come si può raccontare l'Italia. E una cosa che vorrei chiedervi è anche in che modo i vostri lavori affrontano la questione della bianchezza legata all'italianità, perché le vostre risposte hanno toccato sulle diverse comunità in Italia e come voi, come anche riguardo alle vostre esperienze nel paese, però vorrei sapere in che modo i vostri lavori affrontano la questione della bianchezza legata all'italianità. Forse Tacqua può cominciare perché lei, tu hai parlato del, di razza e come viene rappresentato nei tuoi fumetti. Allora, io dai neri sono bianca, per i bianchi sono nera, quindi non so mai da che parte sto, da che parte sto, anche se non mi piace prendere parti, ecco, io sto bene in mezzo. E, come dicevo prima, dipende, ovviamente la questione della bianchezza. Non è mai stata, cioè, per quanto mi riguarda, non ho mai affrontato questa cosa con, a livello proprio di esperienza personale con gli italiani, ma piuttosto con gli arabi. Per esempio, quelle volte in cui mi hanno dato con quella parola, con la N, è stata una tunisina del nord, perché io sono del sud, del deserto, del Sahara. Quindi per lei sono quella parola con la N, ecco. Oppure un arabo medio orientale, perché io sono nordafricana, quindi sono africana, quindi per forza devo essere quella parola con la N. Quindi è veramente, cioè, è un qualcosa, per quanto mi riguarda, va oltre ai confini italiani, perché come dicevo prima, qui in Italia si sono soffermati sempre alla prima cosa che vedono di me, che è il velo, ecco. E nei miei fumetti cerco di rappresentare il più possibile ogni aspetto per quanto riguarda le discriminazioni in questo senso qui. Sto facendo un nuovo libro, tra l'altro, per la Rizzoli, in cui affronto questa tematica qui. È un libro per ragazzi, per giovanissimi. E cercherò in tutti i modi di uscire, ecco, un po' dal confine italiano, perché appunto in Italia non c'è solamente il razzismo tra i bianchi italiani, tra virgolette, e immigrati di qualsiasi colore e origine, ecco, perché ci sono anche dei razzismi all'interno della comunità. Quella famosa tunisina del nord e quella medio orientale vivono tutte e due in Italia da 40 anni circa, da 40 anni circa, quindi è veramente curioso, cioè io sono rimasta veramente stupita e curiosa per quanto riguarda come portarsi dietro anche i razzismi, certi tipi di razzismi da casa, ecco. E combattere per quanto riguarda il razzismo degli italiani verso gli immigrati, e invece va bene se discriminiamo le altre persone di un altro colore. È assurdo, è veramente assurdo. Quindi ho cercato un po' di uscire fuori dallo storytelling, no? di italiani verso occidentali, verso neri, musulmani, eccetera, eccetera, ma entrare anche all'interno delle diverse comunità che ci sono qui in Italia, perché veramente ci sono un sacco di tipi di razzismi, uno che si sovrappone all'altro, ed è molto interessante. Grazie, Tacqua. E adesso vedrei che Mara o Wissal può anche rispondere alla domanda. Bisogna dare un ordine. Amara. Ok. Allora, io
Non ho mai smesso di riflettere, di pensare a questa cosa che chiamiamo italianità. Nel senso, dal 2008 sono cittadino italiano, mia moglie americana ha preso anche lei la cittadinanza italiana. Però ho delle domande, nel senso, per me non è una cosa molto chiara. Vi racconto solo un aneddoto. Mi sembra, Tacco ha parlato delle seconde generazioni, di questo falso dibattito sul Ius Solis. Io sono stato qualche anno fa a Toronto, in Canada, e mi si è avvicinato, dopo una presentazione, si è avvicinato un giovane, un ragazzo, che parlava ovviamente inglese. Poi mi ha detto: anch'io sono italiano. Gli ho detto: ah sì, sei italiano? Sì, sì, mi ha detto: sono italiano. Gli ho detto: ma parli italiano? Mi ha detto: no, io non parlo italiano. Gli ho detto: ma sei stato in Italia? Ha detto: no, non sono mai stato in Italia. Gli ho detto: allora com'è questa storia che sei italiano? Mi ha detto: ho il passaporto italiano, sono cittadino italiano. Gli ho detto: come? Mi ha detto: perché mio bisnonno, nel 1840, dopo l'unità d'Italia, 1880, è emigrato in Canada, da Trento, soprattutto dal nord, e quindi io sono andato al consolato italiano col certificato di nascita di mio bisnonno e mi hanno dato la cittadinanza, senza test italiano, senza test sulla cultura italiana. E questo è un cittadino italiano, per cui in Italia oggi abbiamo quasi un milione, saranno un milione di italiani, italianissimi direi forse, perché parlano italiano, parlano il dialetto locale, amano l'Italia, conoscono la cultura italiana, però sono considerati stranieri a casa. Allo stesso tempo abbiamo canadesi, abbiamo brasiliani, abbiamo americani, no, solo perché hanno un bisnonno, qualche parente, qualche goccio di sangue nelle vene, sono italiani, possono votare, questa è una cosa fondamentale, possono votare alle elezioni politiche e possono fare veramente una grande differenza. Ora, questo è una cosa che mi turba, non riesco a capire, non è razionale questa cosa qui. Ecco, torniamo all'ironia di prima, non è razionale. Il punto secondo me fondamentale quando parliamo dell'italianità, bianchezza, eccetera, eccetera, senza girarci molto intorno, è la paura della diversità. La domanda oggi, perché gli italiani, non solo gli italiani, anche gli americani qui, perché la domanda che mi faccio, perché le società hanno paura della diversità? Questa è la domanda. Per quanto mi riguarda, io questa cosa l'ho risolta da bambino. Da bambino avevo già capito perché. Vengo da una famiglia numerosa, con 5 sorelle e 3 fratelli. Io sono cresciuto in mezzo a 5 sorelle e 3 fratelli. Quando nasce è una famiglia numerosa, non è figlio unico, non è una figlia unica, tu impari subito una cosa che si chiama condivisione. Tu impari subito che non sei al centro del mondo. Tu capisci subito che non puoi avere tutto. Deve condividere con gli altri, in questo senso tuoi fratelli e sorelle, l'amore di genitore, deve condividere tutto. Questa è la prima lezione che ho imparato da bambino. La seconda cosa è la bellezza della diversità. Abbiamo lo stesso padre, la stessa madre, però siamo diversi. A casa mia abbiamo un fratello biondo, 2 sorelle bianche, veramente bianche. Io sono in mezzo, ho un fratello e una sorella molto scuri. Questo sul piano fisico, sul piano psicologico, abbiamo tutte le categorie possibili. Sul piano mentale abbiamo tutte le categorie possibili. Già da bambino avevo capito, ero pronto a questa diversità. Per me era una cosa normale, non devo avere anche paura. Per cui quando sono arrivato in Italia ho cercato di capire la ricchezza di questa diversità. Non avevo paura perché avevo già capito. Oggi in Italia bisogna insegnare agli italiani che la diversità è una ricchezza, non è un pericolo. Grazie per averci raccontato questa storia personale, e vorrei anche invitare Wissal a rispondere alla domanda, anche agli interventi che Tacco e Amara hanno fatto.
Sì, beh, interessantissimo, sia quello che ha detto Taqua che Amara. Per esempio, quello che ha detto Taqua è molto interessante perché io lavoro per un centro di donne straniere, sia rifugiate che donne dell'antiviolenza, quindi un'accoglienza abitativa per le donne che hanno subito violenza. E i razzismi interni sono veramente tantissimi. Ci sono le marocchine che non mangiano il cibo delle nigeriane perché è sporco, le nigeriane che non si siedono con le marocchine perché sono velate, poi le nigeriane che pensano che le operatrici sono bianche, tutte lesbiche, tutte libertine, sicuramente. Quindi c'è un livello più che di razzismo, proprio di pregiudizi. Però la differenza, diciamo, di cui si parla qui, secondo me, è incentrata più su un piano politico, ovvero lo Stato e la cultura egemonica dove viviamo ha il potere per esercitare questo genere di discriminazioni, ha il potere istituzionale, ha il potere culturale, ha il potere della propaganda per poter in qualche modo assoggettare le cosiddette minoranze, qualsiasi siano. Però è vero che siamo tutte e tutti portatrici di razzismi e di sessismi e di pregiudizi vari. Ogni persona è il suo, no? Cioè, mio padre è un musulmano vecchia maniera che ha esercitato su di me tanta misoginia perché aveva paura che io mi occidentalizzassi. Quindi lui ha un pregiudizio sull'Occidente come un luogo, diciamo, di perdizione, e di non valori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, è interessante perché poi io, per tornare alla domanda, a livello sociale non vengo percepita come una straniera, cioè più come meridionale, oppure quando mi dicono da dove vieni, dico secondo te, allora in base all'acconciatura mi dicono cubana, venezueliana, brasiliana, medio orientale, un po' siriana, algerina, tunisina già, quindi siamo anche già connazionali di entrambi. Mi sono sentita dire di tutto, anche napoletana, anche pugliese, a tutto, però io non dico mai cosa sono, perché non lo so neanche io. Prima chiedo alla gente cosa pensa. E io il razzismo, infatti, in questo senso non l'ho vissuto se non come forma di ricatto, ovvero nel momento in cui capivano che io in ogni caso non ero italiana, era sempre il se non ti sta bene torna a casa tua, oppure qua comandiamo noi, eccetera. Quindi questo tipo di potere che dicevo prima. Però so di avere il privilegio di avere, diciamo, una pelle e dei lineamenti che più che infastidire subiscono più un certo tipo di orientalismo e di esotismo. La danza del ventre, non so, c'è cioè tipo tutto questo fascino verso la donna del Nord Africa o del Medio Oriente in qualche modo fa sempre pensare che l'Occidente ti deve in qualche modo padroneggiare e avere, anche come oggetto sessuale, intendo dire. E in questo senso, però, il razzismo per me è stato fondamentalmente quello istituzionale e quello che ho vissuto con un arresto al confine, con le file in questura, con la precarietà economica, l'islamofobia anche a casa mia che abbiamo vissuto e tutta una serie di cose che sicuramente mi ricordavano che non ero italiana. Certo. Grazie, grazie mille, Wissal, insomma, per queste osservazioni. Io vorrei fare un ultimo giro con una domanda che mi interessa particolarmente, soprattutto oggi. Si parla molto di Mediterraneo, no? La famosa crisi del Mediterraneo. E quindi volevo sapere invece per voi che relazione avete con il Mediterraneo? E vorrei partire da Wissal, perché Wissal, tu in Future, nel tuo racconto, ti definisci una mediterranea, che mi sembra, insomma,
un'idea molto, molto interessante. Quindi volevo chiedere ad ognuno di voi, brevemente negli ultimi minuti che ci restano, appunto quali sono le vostre sensazioni, le vostre relazioni con il Mediterraneo. Sarò brevissima. Grazie. Mediterraneo per me significa ricordare tutte le volte che siamo tornati in Marocco in macchina, prima di prendere l'aereo, ma prima ancora di prendere il traghetto per andare in Marocco, e ci facevamo i viaggi facendo tutta la costa del Mediterraneo, e quindi tutta la costa dell'Italia, della Francia, della Spagna, e poi attraccavamo a Tangeri e ci facevamo il resto della costa fino a casa. E quindi il Mediterraneo per me significava tornare a casa, fino a un certo punto quando ho iniziato a dire che forse anche questa era casa mia, perché prima mi sembrava che solo il Marocco fosse casa. E poi più da adulta il Mediterraneo ha significato tornare in Marocco forte dei documenti acquisiti, del passaporto rosso, e osservare i miei connazionali, quelli che in Marocco mi chiamano Chi, sorella, guardare tutto il tempo la costa per cercare un modo per bruciare la frontiera, per andare oltre. E io con il Mediterraneo ho un conflitto, ho anche un rapporto molto profondo, perché le mie radici non le ho trovate nella terra, ma le ho trovate in una storia comune, quindi le cerco nel Mediterraneo, quella del Marocco e quella dell'Italia, e perché so che c'è un rapporto non equo e non riconosciuto tra le coste nord e sud, e invece non faccio differenza tra papà e mamma, e so che il Nord Africa soffre ancora della colonizzazione, dei protettorati, c'è ancora una storia solo di emigrazione e di ritorni al massimo, e quindi in un certo senso serve un po' per medicare delle ferite che sono anche i privilegi che ho e che mi spingono anche ad essere un attivista che è consapevole delle morti del Mediterraneo quotidiane, che solo per grazia del destino e della fortuna mio padre non è tra le persone chiuse nel CPR solo perché emigrato quando ancora era più facile, diciamo, oggi è praticamente impossibile, perché nei CPR ci sono persone che parlano la mia lingua e che sono magari le stesse che a Tangeri mi chiamano Chi per strada, perché amo la musica mediterranea. Grazie, Wissal. E Taqua, invece per te? In molte cose mi ritrovo con Wissal, cioè casa ma non casa, in un certo senso. E, girando un po' per il Mediterraneo, a livello diciamo di usanze locali in varie parti del Mediterraneo, a livello anche di modi di dire, a livello linguistico, di dialetti, eccetera, ci si rende sempre più conto, mi rendo sempre più conto che per quanto possiamo considerarci diversi anche da una città che si allontana a 30 km di distanza, un paese e l'altro, di quante cose abbiamo in comune, soprattutto per me che vengo dalla Tunisia e l'altra me che viene dall'Italia, l'Italia e la Tunisia sono coste molto 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 vicine che hanno condiviso una storia molto, diciamo, non recente, ecco. E, per esempio, ci sono molte città in Tunisia che sono state costruite da italiani, le prime chiese che sono state costruite da italiani, neanche da francesi, visto che è stato un protettorato francese, diciamo una colonia, io la considero una colonia francese. E, c'è molto molto legame anche in molti modi di dire italiani che si assomigliano un sacco a delle parole nei dialetti del Nord Africa, in modo particolare tunisino. Veramente la cucina, basta andare in Sicilia, anche se il couscous siciliano non è che mi garba tantissimo. Però vabbè, diciamo nel fatto del couscous vado sempre più a sud, ecco, se non è tunisino
Oddio, sono una più che altro nordafricano, un po' da ridire. E, no, ci si somiglia veramente tantissimo, anche il modo di vivere, il modo di pensare, sia nelle cose positive che purtroppo anche in molte cose negative. Per esempio, quando si parla di usanze veramente bruttissime che hanno discriminato la donna, il famoso l'insulino bianco della prima notte del matrimonio, cioè in Tunisia, c'è stato anche nel Sud Italia, ma non solo nel Sud Italia, anche in varie parti, certo, del Mediterraneo. E, sì, veramente abbiamo condiviso il bello e il brutto in tutti i sensi. E, però per me, come dicevo prima, mi sento molto, molto meticcia, cioè molto tutto e molto niente, perché mi piace anche guardare le cose un po' da un occhio esterno. E, grazie, Taqua. Grazie. E Amara, concludiamo con te, la tua relazione col Mediterraneo. È una relazione molto forte, nel senso ho vissuto la metà della mia vita in Algeria, fino a 25 anni, e 18 anni in Italia, metà. Tra l'altro io a New York University insegno un corso che si chiama Narrating the Mediterranean, narrare il Mediterraneo. Per essere sincero, certo c'è il cibo, c'è l'olio di oliva, il buon cibo, le feste, il couscous, però oggi guardando il Mediterraneo io dico con molta sincerità, mi vergogno di essere mediterraneo. Mi vergogno di essere mediterraneo perché il Mediterraneo stesso è un cimitero al cielo aperto. E nel Mediterraneo ci sono in realtà due Mediterranei, c'è il nord e c'è il sud. E qui torno al discorso della memoria, la mancanza di una coscienza storica di una memoria, mancanza della solidarietà. Nell'Ottocento i clandestini, quelli che immigravano erano gli italiani, del sud soprattutto, che andavano in Tunisia, che andavano in Algeria, in Marocco, in Egitto, ad Alessandria d'Egitto c'era una grandissima comunità di italiani, Ungaretti è nato ad Alessandria d'Egitto, Marinetti è nato ad Alessandria d'Egitto. E quindi un secolo dopo, sono i tunisini, gli algerini, i marocchini che vanno al nord. Forse il prossimo secolo saranno gli italiani ad andare, non si sa. Io nel divorzio all'Islamica via di Marconi ho raccontato una storia sconosciuta agli italiani, quella di Garibaldi. Giuseppe Garibaldi nel 1834 scappò dall'Italia perché era condannato a morte dai Savoia e andò in Tunisi con un pseudonimo, ha vissuto un anno con un pseudonimo, Giuseppe Pane, ha vissuto un anno e dopo un anno le autorità italiane, i Savoia, hanno scoperto la sua identità attraverso gli spie, eccetera, eccetera. Hanno chiesto ai francesi che colonizzavano la Tunisia, hanno chiesto al governatore di Tunisi di consegnare Garibaldi alle autorità di Savoia per giustiziarlo. Invece il governatore di Tunisi ha rifiutato, perché è un rifugiato, perché è una persona che ha bisogno di protezione, e ha chiesto a Garibaldi di andarsene. Garibaldi va nell'America del Sud, va in Paraguay o Uruguay per fare la rivoluzione, poi torna in Italia per fare l'unità d'Italia. Questa è la storia di Giuseppe Pane, Giuseppe Garibaldi. Io racconto questa storia per... Io sono stato rifugiato politico in Italia. Io sono stato rifugiato politico dal 1995 al 2004. Poi sono diventato immigrato, nel 2008 cittadino italiano. Per cui questa cosa dei rifugiati mi tocca da vicino. C'è un proverbio arabo che amo tanto, dice oggi è a tuo favore, domani è a tuo sfavore. Per cui la solidarietà che noi abbiamo imparato dai pescatori, dalla gente del deserto, che essere generosi, essere solidari con gli altri è un interesse, è un investimento che noi facciamo. Facciamo del bene all'altro, però facciamo un bene anche a noi stessi. Vedendo purtroppo la situazione oggi di come vengono trattati i rifugiati, come vengono trattati gli immigrati, a me ho veramente una grande pena, e non riesco ad accettare questo Mediterraneo come è oggi, e faccio di tutto per migliorarlo, però c'è tanta delusione, devo dire, tanta sì. delusione.
Il Mediterraneo è sicuramente uno spazio che davvero dobbiamo risignificare molto, perché insomma queste relazioni di cui avete parlato insomma sono molto forti, sono anche molto recenti, no? Sembra un passato lontano e in realtà parliamo di un passato molto molto recente. Quindi insomma grazie mille, grazie Wissal, grazie Taqua, grazie Amara per queste discussioni molto interessanti. Magari vedremo qualche commento e se qualcuno degli spettatori e delle spettatrici ha voglia di farci delle domande. E vi vorremmo ricordare che la prossima puntata parleremo di un libro che per me Wissal è particolarmente insomma importante, si chiama Future, e quindi avremo alcune delle autrici, parleremo di questa antologia pubblicata da FQ, quella curata dai Giavascego, ed è appunto la prima antologia scritta da donne italiane, eravamo 11 in totale. Quindi ecco, questo sarà il tema della prossima puntata. E nel frattempo vorremmo ringraziare le nostre ospiti, il nostro ospite, e ci vediamo insomma la prossima volta. Vorrei ringraziare anche Ken per questa co-hosting, come al solito, insomma, fantastica. Grazie. Grazie, grazie alla Casa Italiana. Grazie. Grazie, grazie a voi.